Buongiorno. 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 Ci troviamo a Selva di Progno, provincia di Verona, in via Trento. In via Trento. Oggi faremo l'avvolto fra Caroli, però nel mezzo, nel bel mezzo del viaggio, io e la Vale faremo le afferrate campanili, quindi non si sa. Se torniamo giù. Speriamo di trovarci subito, grande. Esatto. Quindi mi resta che augurare un buon risveglio a tutti, un buon sabato e un buon cammino a tutti. Esatto. Buona giornata. Ciao ragazzi, ciao. Tempo incerto, previsioni mettevano neve oggi, vediamo se la facciamo. Siamo arrivati a Gesù. E siamo arrivati al rifugio Vertica con Romeo. Si riparte dal Vertica e questa sarà la prossima sfida, la Biasi, e faremo più avanti. Scorciatoia e in fondo Scalardi, in fondo là e Malga Campo Brun. Arrivati a Malga Campo Brun, dove si possono acquistare formaggio, burro, ricotta. Eccola qua in fondo. Siamo arrivati a Scalardi e in fondo là i Plische, mentre alle nostre spalle, con delle belle nuvole,
la ferrata Campanani che faremo dopo, e dietro il Fracaroli. Vale, è pronta per la ferrata? Assolutamente sì. Bene, eccola qua davanti a noi. Andremo su in verticale e poi faremo tre creste dove dobbiamo stare attenti. Imprevisto tecnico, Lupin reclama guanti. E intanto vediamo il cartello, ferrata Campanani a 30 minuti da qui. Mentre Lupin infila i guanti bionici, taglia S extra small. Dopo non circola più il sangue. Siamo quasi sotto la ferrata. Tanto in fondo vediamo il vaglio di colori e il vento si fa sentire. Ed ecco Lupin che sta indossando il giubbotto invisibile, tra poco non lo vedremo più. Siamo quasi arrivati al bivio che ci porterà sotto la ferrata. E qui ci salutiamo. Io e la Vale faremo la ferrata e ci ritroviamo al Fracaroli. Speriamo. Ciao ciao. Ciao ciao. La Vale, pronta? Sì, siamo arrivati sul punto della ferita, adesso assaggiamo la ferrata. Parte di qua e va su ripida. Si inizia con la vestizione. Allora, pronta Vale? Colpo finale Vale, il caschetto. Ecco qua il primo attacco, che non è dei più semplici, ci vuole forza nelle braccia.
altro pezzo tosto, eccolo qua, dritto in verticale. Qua è tosta. Ecco le supervalle in verticali. Intervista la Vale a metà sentiero. Vale, tutto ok? Tutto ok, ce la possiamo fare. Si prosegue dritti, ancora in verticale. Altro bel tiro da fare, tutto in verticale. Quindi Vale, qua abbiamo ferito il pezzo della ferrata e adesso sì, arriva il tosto delle creste. Adesso mi starò molto attenti. Allora Vale, prima impressione sulle creste. Non so se ce la faccio. Eccole qua. Dove bisogna prestare molta attenzione. Supervale, e questo è il pezzo tosto, mentre la nostra destra. Allora Vale, cosa ti è sembrato? Ce l'abbiamo fatta, ma è durata troppo poco. Troppo poco? Sì, io scenderei e la rifarei. Un'altra volta? Sì, finché c'è il tempo bello, meglio approfittarlo. C'è solo la nebbia. Siamo arrivati al Fracaroli, si sentono le voci. Ed ecco qua, siamo arrivati al Fracaroli, avvolto dalle nuvole, e tra un po' andiamo anche alla croce. Ed eccoci arrivati, dove troviamo anche la Steffi. Siamo arrivati a Fracaroli. Adesso vedremo anche Lupin. Ciao Mauro! Ciao! Finalmente! Adesso che mettermi il coltero! Ultimo strappone, raggiungiamo la croce.
quella valle che scende dalla croce. E adesso se magna. Siamo ripartiti dopo aver mangiato il minestrone del fracaroli numero 1. Ed ecco qua il grifone avvolto dalle nuvole. Oggi fuori sentiero. Allora, vale. Nacca. Nacca, comunque qui di fianco a noi c'è un bel paio, molto bello, molto bello. Non si vede niente. Ma c'è un bagno. C'è un bagno. Bello! Che sentiero è questo? 191. Sempre il 191. 191. Questa è la situazione, visibilità pari a 20 metri. Sentiero 195, rifugio Scalorbi, mancano 15 minuti. Ed ecco davanti a noi la chiesetta dello Scalardi in fondo. Ed eccoci arrivati al rifugio Scalardi, mentre il fracaroli è avvolto dalle nuvole. Davanti a noi manca Campo Brun e rientro è vicino, la strada è vicina e il sorriso di Lupe è vicino. In diretta dal Fracaroli, ecco qua via Mazzini. Siamo arrivati al Pertica, ora panino, caffè. Oggi è giornata molto grigia, sta piovendo, però che l'abbiamo fatta.
ripartiti dal Pertica, ormai ci siamo. Buongiorno a tutti, obiettivo raggiunto, come sempre abbiamo fatto Revolto Fracaroli, io e la Vale abbiamo fatto la Campalani. Com'è stata? Bellissima, ma troppo corta. Mentre la Steffi e Lupin hanno fatto la carrozzabile. Dislivello? 1100 metri. Siamo sicuri che sia 1100? Quasi, sì, circa. Circa, nel circa. Chilometri? 15. 15 chilometri. Quindi? Bellissimo percorso, molto bello da fare. Cali? Il tempo un po' così e cali per... Sempre. Sempre. Buona giornata a tutti. Ciao.